Quali prove ci sono contro di te? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista e ti difendo nel processo penale. La domanda che devi farti quando sei impelagato in un processo penale è molto semplice. Quali fonti di prova ci sono contro di te? Hanno un peso massimo o un peso piuma sul piatto della bilancia? Questa è la valutazione preliminare che devi fare assolutamente con il tuo difensore per capire quale strada devi imboccare nel processo penale. Sì, perché devi sapere che la preliminare valutazione delle fonti di prova è determinante per capire se vale la pena fare un processo. Oppure se è opportuno accedere a dei riti alternativi al giudizio, come ad esempio il rito abbreviato e il patteggiamento. Se non conosci cos'è il rito abbreviato o il patteggiamento, ti rimando ad altri miei video. Poniamo il caso che le fonti di prova fossero schiaccianti, allora non ti converrebbe fare il processo, ma concordare una pena con la pubblica accusa e uscire velocemente dall'aula di giustizia. Ma attenzione, attenzione, se le fonti di prova dell'accusa possono essere smentite o se le tue prove sono granitiche, allora non puoi accettare una pena e uscire da colpevole dall'aula di giustizia, ma diversamente, con il tuo difensore, dovrai lottare per affermare la tua innocenza. Questa valutazione deve essere fatta al momento delle conclusioni delle indagini preliminari. Quindi, al fine di comprendere dove bisogna andare e quale direzione intraprendere. Seneca diceva: non c'è porto sicuro per il marinaio che non sa dove andare.